Ragazzi, devo ammettere una cosa. Mi manca Gran Turismo 7. Sì, mi manca Gran Turismo 7. Quelle sue gare mordi e fuggi. Le gare giornaliere che una tira l'altra, tipo le ciliegie, il campionato costruttori, la Subaru Baracca, sai, tutte quelle cose che insomma facevano parte della storia del canale e a volte mi manca. Io purtroppo da un po' non ho più un volante compatibile con PlayStation 5. Avevo all'epoca il GT di D-Pro, poi sono passato a Mods, adesso l'Asetec, che poi tra l'altro Asetec mi ha dato un codice sconto del 5% che potete utilizzare, lo metterò qui, insomma, se volete. Buttata lì, però vabbè, non è sponsorizzata sta roba, comunque ci sta. Detto questo, ho cercato inizialmente di poter vedere se con Forza Motorsport, col nuovo Forza Motorsport, riuscissi a colmare un po' questa voglia, questo prurito di garette di questo livello, però purtroppo non mi sono proprio trovato con il modello di guida. Voi direte, perché non ti sei rimontato il Fanatec? Raga, metti là, smonta, rimonta, poi per montare un Fanatec che alla fine dei conti è un volante peggiore di questo, cioè un po' come scendere di casa con la BMW e poi, non lo so, nel garage c'è la Ferrari, cioè tutto rispetto per il BMW, ma la Ferrari è la Ferrari. E quindi ho cercato metodi oscuri per cercare la compatibilità con PS5. E sono venuto a conoscenza di questo robot qui che si chiama Jimx, che è praticamente una roba elettronica che in teoria potete anche costruirvi da soli, ma io l'ho comprato su Etsy. C'è un tizio che lo fa per hobby, li assembla e li vende su Etsy, e praticamente questo coso lo metti nel culo del computer e ti fa uscire appunto quest'altro cavo USB e fa credere a qualsiasi dispositivo che si collega su questa USB di star parlando con un G27. E voi mi direte, il Logitech G27 non è compatibile con PlayStation 5. Ed è qui che c'è anche quest'altro coso, ovvero il Drive Hub, che permette ad alcuni dispositivi che normalmente non sarebbero compatibili con PS5, tra i quali appunto il Logitech G27, di essere compatibili con PlayStation 5. Quindi questo robo farà credere al Drive Hub che il mio Asetec è un G27, e il Drive Hub farà credere alla PlayStation 5 che il suo G27, che in realtà è un Asetec, è un Fanatec. Cioè praticamente c'è tutta questa catena di menzogne. E la cosa più inquietante è che funziona. Cioè io effettivamente ho il force feedback su Gennaro Turismo 7 da un Asetec, senza proprio non c'è senso, però funziona. Avevo già registrato diverse gare in questi giorni, ma o l'audio veniva una monnezza, oppure la gara veniva una monnezza, quindi speriamo che adesso ci riesca. Ho fatto segnare un tempo ragionevole, infatti mi piazza in quarta posizione per il momento. Siamo a Bathurst, ma un panorama, non proprio il circuito più semplice col quale iniziare sta roba, però vabbè, che dobbiamo fare, raga? Vediamo di non essere troppo pezzenti. Ok, davanti ci troviamo Paolo Bianco, Mauri, che però è finlandese, quindi non è quel Mauri che conosco anch'io, e due turchi col nome uguale, dietro, un po' inquietante sta cosa. E poi settimo c'è Carlo Vincitore, che sicuramente non è così vincitore come lascerebbe intuire il nome. Oh, Bianco va leggermente lentino. Proviamo a prendergli la scia. Vediamo di sbertucciarlo incrociando. Magari la sua traiettoria si è un po' smicchiata. Non così smicchiato come vorrei. Io intanto già hanno fatto. Si sono incarciovati forse. Che 2 secondi di distacco in 2 curve mi sembra un po' tantina come cosa. Devo alzare il piede prima di fare una fine miserabile come Paolo Bianco davanti, che però stranamente non prende penalità. Io sarei stato cornuto e mazziato pure con le penalità. Esco meglio. Speriamo che non mi stringa. Non ho mastretto, però purtroppo non posso prendergli la scia io invece.
Proverò a fare questa cosa adesso. Però non mi avvicino. È inquietante, quindi alziamo il piede prima di fare la frittata. Oh, cacchio, l'ho buttato, mi dispiace. Aspettiamolo. È giusto aspettare. Torniamo decimi. Mammaro Carmana. Magari è una gara di rimonto un po' più interessante. Diciamo così, l'ho fatto per lo spettacolo, per i fotografi. Alla. Dovuto rallentare di più, per colpa di cavallo bianco. Adesso parla. Passa pure l'ucraino. Dovrei smetterla di fare questi eccessi di gentilezza. Intanto l'ucraino si va a sfracellare nel muro. L'Ucraina è un mucca assorda. Ok, credo anche questa gara sarà diversamente utile ai fini di questo video. Forse sì, lo metto lo stesso, non lo so. Ecco, karma. Karma per l'ucraino. Adesso abbiamo un tale polacco di nome BLT, che è il nome di un sandwich qua, col bacon, lattuga e il pomodoro. Però davanti c'è Cagnara. Potrei recuperare se non faccio altre minchiate. E se non mi fanno altre minchiate, non è stata solo colpa mia. Cioè, tutto quello rito del fatto che poi alla fine ho tamponato a quello e l'ho aspettato per 12 ore. Però almeno la tossa dell'ucraino se la poteva risparmiare. Lo so che stai arrabbiato per la Russia e tutto, però che c***o, non sfogarti con me. Ok, carciofato. Perfetto. La risalita continua. Io non lo so, forse andrei box. Facciamo un undercut. Tanto sono partito con le gomme soffici. Sono già un po' smangiucchiate, per un altro giro così probabilmente potrebbe essere un problema. Vediamo di non sminchiare l'ingresso e box. Qua ti danno la penalità pure se tagli un po' l'ingresso dei box. Sarebbe una catastrofe. È entrato pure Polo Bianco, che però aveva le gomme medie, quindi questo vuol dire che avrà le gomme soffici e io invece avrò le gomme medie. Insomma, brutta gatta da pelare, perché avrà sicuramente un vantaggio a livello di performance. Ah, lungo. Ci ho messo 8 anni per fare quella curva. Purtroppo quel gruppetto sta ancora davanti. Non ha funzionato l'undercut. Attenzione che davanti il finlandese c'ha una penalità di un secondo e mezzo, quindi... Ha fatto pure una forest elbow abbastanza pezzente. Non sarà un problema a sbertucciarselo. Via! Altro incarciovato, perfetto. Mamma, e mi dà la penalità? No, è terribile sta cosa. Fortunatamente no. Però sicuramente non aiuta la causa. Dai, una penalità qualcosa, cioè, datemi una speranza nella vita. Addirittura Carlo vincitore adesso è box. Quindi guadagniamo la settima posizione in modo truffaldino. Sono contento quindi di annunciare che torneranno più video e dirette di Gennaro Turismo 7. Se volete un'idea di come saranno questi video, c'è questo esempio qui dove ho cercato disperatamente di vincere una delle gare giornaliere a Suzuka, giusto per farvi rendere idea di cosa vi aspetta. Solo settimo, va così. Io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.